Barone Vassallo, siamo al 30 ottobre 2024. Un video molto interessante, andiamo a vederlo e poi lo commenteremo. Bloccata la SIM se rifiuti l'identità digitale. Se tu non hai l'identità digitale, non puoi avere neanche la SIM sul tuo telefonino. Guardate questo servizio, guardate il 2024. SIM bloccata a chi non scarica il portafoglio digitale. Succede in Nigeria, primo paese al mondo a sperimentare l'eliminazione totale del contante. L'ordine arriva dalla commissione nigeriana alle comunicazioni ed è già stato accolto dalle principali compagnie telefoniche. Entro il 28 febbraio, tutte le SIM che non sono registrate con la NIN, il numero di identificazione nazionale collegato all'identità digitale, verranno sospese. Si tratta quindi di una totale espropriazione dell'accesso ai servizi di chiamata e dati. Non è però il primo atto coercitivo da parte del governo nigeriano mirato all'implementazione dei servizi di identificazione online e in particolare delle Naira. Lanciata nel 2021 in uno dei primi casi di sperimentazione al mondo, si tratta di una moneta digitale centralizzata gestita direttamente dalla banca centrale. Le Naira non ha riscosso però il successo sperato, così il governo ha deciso di adottare una serie di misure fortemente restrittive per raggiungere l'obiettivo di un'economia a contanti zero. Il caso più eclatante è il limite al prelievo. Attualmente si possono prelevare massimo 44 naira a settimana. L'anno scorso arriva poi il primo blocco delle SIM. Si trattava però di una misura parziale perché inficiava solo sulle chiamate in uscita. Non è comunque un caso che tutto questo accada proprio in Nigeria. Si tratta infatti di un terreno fertile per simili sperimentazioni. In Nigeria l'uso delle criptovalute è il più elevato del continente e fra i più sviluppati a livello mondiale, con un tasso di crescita anno su anno del 9%. Inoltre si tratta dello stato più popoloso del continente africano, con numerosi problemi interni e una già avanzata crisi di liquidità. Con l'arrivo del 2024, la Nigeria sceglie però di dare una decisiva sferzata. La sospensione delle SIM, per chi nonostante tutto ha continuato a rifiutare il portafoglio e la moneta digitale, si preannuncia motivo di forti proteste. Già negli scorsi anni si sono infatti susseguiti violenti assalti alle banche e cortei in strada che chiedevano il ripristino della carta moneta. Come sempre, infatti, questi strumenti vengono proposti alla popolazione come alternative a cui si può aderire in maniera volontaria. È facile però notare il trucco, nient'altro che obblighi celati. Vista l'imminente adozione di un portafoglio digitale anche in Italia e la sperimentazione dell'euro digitale partita a novembre, osservare il caso della Nigeria può rendere assai visibili i piani dell'elite per il nostro futuro. Allora, un pericolo imminente, un pericolo reale, però quest'oggi io voglio sottolinearvi qualcosa che comunque va osservato. Allora, c'è la propaganda del solito gruppetto di elite e c'è la propaganda di quelli contro il sistema. Questo video è propaganda di quelli contro il sistema. Ma quelli contro il sistema che parlano, per carità, con tutte le ragioni di certi pericoli, ma dicono sempre la verità? E vi spiego perché questa mia domanda. Come molti di voi sanno, io qui a Roma ho un locale, ho un'enoteca in cui mi vergogno a dirlo, ma vendiamo anche Coca-Cola in lattina, Fanta, acqua, bottigliette di acqua. E allora, dato che gli appalti del Comune di Roma per la manutenzione sono spesso affidati a delle persone provenienti dalla Nigeria, questa mattina ho avuto modo di parlare con un mio cliente che fa la manutenzione ai parchi del Comune di Roma, è venuto a prendersi una boccetta di Red Bull e mi ha spiegato. Allora, perché vi ho accennato del fatto che non tutta la propaganda contro il regime dice sempre la verità? Perché ha detto: è vero, questa manovra qui c'è stata in Nigeria, ma naturalmente coinvolgeva soltanto quelle persone che fanno parte, ad esempio, di banche o finanziarie o comunque di società esterne che sono in Nigeria. Lui stesso mi ha detto: i nigeriani
non vivono senza il contante. I nigeriani non hanno le criptovalute che loro sottolineano. Chi ha le criptovalute sono appunto questi elementi che vi ho appena detto, che lavorano per banche finanziarie, per società esterne alla Nigeria e tutto questo. Lui si è lasciato sfuggire anche una cosa. Ha detto: se avessero fatto una cosa del genere i miei compaesani, per come sono fatti, l'ha detto lui, li avrebbero mangiati. Ora, tutto ciò che è digitale è pericolo. Tutto ciò che è digitale può essere spento in un secondo. Tutto ciò che è digitale vuol dire controllo. Però io ci tengo anche a dirvi le notizie che la propaganda antiregime, attenzione, non di regime, antiregime, i cosiddetti oppositori, i cosiddetti fuori dal coro, va comunque un pochino sempre controllata. È una cosa che succede da un pochino troppo tempo. È vero, le ragioni sono giuste. L'80% delle notizie sono vere, ma attenzione anche lì a come vengono espresse, a come vengono date al pubblico, perché anche lì non tutto è proprio vero. Detto questo, identità digitale, ID wallet, portafogli digitali, carte di credito digitali, patenti, carte d'identità, non cadete nel tranello del digitale, perché veramente dopo si entra in una gabbia peggiore di quella in cui siamo, a cui sarà difficile veramente uscire. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.